Siamo giunti a Trevi, come preannunciato nel programma precedente, e ci troviamo in questo momento nella centrale di stoccaggio, qui in una realtà che è molto vocata alla produzione dell'olio di oliva extravergine di qualità. Dobbiamo ricordare che Trevi è, per antonomasia, è stata indicata come città dell'olio extravergine e quindi è un riconoscimento che ha meritato nel corso degli anni, ha meritato sul campo, a questo punto occorre dirlo. Ci troviamo in questo meraviglioso impianto molto attrezzato, moderno, all'avanguardia. C'è un bellissimo sottotitolo che ho voluto rilevare, cultura e tradizione dell'olio, e noi abbiamo il piacere di intervistare il presidente della società cooperativa che è qui con noi, il signor Angelo Guidobaldi. Sì. Ci troviamo in questo ambiente molto particolare che è preposto in questi tanks di acciaio inox dove c'è questo oro bianco, questo grande patrimonio verso il quale c'è una grande cura, una grande attenzione. Lei ci descriverà adesso questi processi. Noi, dopo la frantumazione delle olive, l'olio viene stoccato in questo ambiente. Come vedete qui siamo 2,5 metri sotto il livello stradale, in modo che la temperatura sia sempre costante e non ci siano sbalzi di temperatura nell'olio. Nonostante questo abbiamo voluto che la temperatura anche con delle macchine sia sempre rilevata in modo che non ci sia una differenziazione della temperatura stessa. Qui non superiamo mai i 18 gradi di temperatura. Tutte le cisterne, sempre in acciaio inossidabile, sono tutte sotto azoto, in modo che l'olio, coerentemente con il processo di frantumazione, sia sempre evitato di essere a contatto con l'ossigeno. Quindi con l'ambiente anche esterno. Con l'ambiente esterno, per evitare la ossidazione dell'olio stesso. Poi vedremo nel corso di questa interessante intervista che illustrerà la dinamicità e l'innovazione tecnologica che è stata introdotta in questa società cooperativa. C'è la massima attenzione di conservare dal processo di lavorazione delle olive al processo di conservazione del prodotto prima dell'imbottigliamento idonei standard di conservazione del prodotto per evitare disagi e alterazione dello stesso. Sì. Come notare, prima di tutto è tutto acciaio inossidabile. Ogni cisterna deve essere lavata con una macchina molto, molto moderna. Ogni olio è certificato ed è assaggiato da un panel test oppure deve essere analizzato da aziende certificate da un punto di vista dell'analisi. E da questo momento l'olio può assumere la possibilità di essere soltanto olio extravergine di oliva con un livello di acidità al di sotto degli 0,5 di acidità massimo e con un numero di perossidi bassissimo. Ecco, questo ci permette di avere una alta qualità, sapendo che o facciamo l'alta qualità oppure non abbiamo. Presidente, lei quando ci ha incontrato ha tenuto a riferirci che è stata una delle prime realtà, la sua società, ad essere insignita di una certificazione ISO importantissima. Sì. In un periodo in cui appena appena si capiva il significato di queste sigle. Sì. Infatti noi 11 anni fa ottenemmo la prima certificazione mondiale ISO 9002 per il frantoio. Nessun frantoio ancora al mondo ha avuto prima di noi la certificazione ISO 9002. E questo per avere uno standard di qualità dell'eccellenza. E noi abbiamo sempre cercato l'eccellenza, vedete i nostri quadri, la qualità si può sempre migliorare, siamo alla ricerca continua della qualità, un piccolo impegno per una grande qualità, e questo è nella nostra mente, sempre alla ricerca di migliorarci continuamente, mai accontentarci. Allora, Presidente, sorge spontanea la domanda: da dove nasce questo grande punto di forza, o se vogliamo
questa grande capacità e questa grande volontà di arrivare ad un livello, diciamo, di tipo industriale. La sua radice come azienda, come realtà, era di natura prettamente agricola. Ma noi siamo agricoltori e vogliamo rimanere agricoltori, questo è il concetto. Guai tagliare le nostre radici. Nel momento in cui noi dovessimo tagliare le nostre radici e dovessimo diventare dei confezionatori, non avremmo più niente, soltanto. Io faccio un appello, per esempio, qui lo posso dire al sindaco di Trevi. Noi abbiamo un meraviglioso ambiente, un paesaggio, che il sindaco, mi raccomando, conserviamolo questo paesaggio. Nel giorno in cui si svilupperà l'edilizia sui nostri oliveti, avremo distrutto un grande patrimonio millenario. Ecco, millenario. Presidente, lei ha fatto bene a rivolgere questo appello al signor sindaco, perché il signor sindaco è in questo programma, rilascerà una interessante intervista da parte sua, da parte istituzionale, quindi lei ha centrato, secondo noi ha centrato l'obiettivo e ha colto un bellissimo momento, una grande opportunità. Ma ci parli un po' dell'origine della società, sì. Ci parli un po' di come è strutturata e sulle presenze, sulla capacità appunto di organizzare un evento, di organizzare una realtà di questo livello, che per noi che veniamo dal sud, dalla Calabria, ci è apparsa veramente un modello. Noi eravamo tutti produttori di olive, singoli. Abbiamo capito nel 1968 che eravamo deboli, la nostra individualità era debolezza. Ci siamo riuniti insieme, 59 soci, e abbiamo messo insieme le nostre capacità, i nostri olivi, le nostre esperienze, i nostri clienti che avevamo e li abbiamo messi insieme. Ognuno coltiva i propri olivi, ma ha l'obbligo di portare tutte le olive tutte le sere al frantoio in modo che noi possiamo molire le olive entro le 12 ore della raccolta. E a nessun socio è permesso di raccogliere le olive in terra, di non portare una certa quantità di olive. Presuma, Presidente, che anche nella fase di raccolta e durante il periodo dell'anno ci sia un occhio vigile da parte di chi organizza poi il momento industriale. Certo, c'è un occhio vigile da parte di gli stessi soci, sono i controllori degli altri soci. Benissimo. Quindi tutte le sere i soci controllano se tutti i soci hanno portato le olive. Se tutti i soci controllano le olive degli altri soci per vedere se sono olive sane, se sono olive rovinate, se sono olive sporche, e allora se un socio non rispetta i nostri regolamenti viene immediatamente espulso. Quindi la raccolta avviene secondo i criteri moderni, raccolta di salvaguardare la drupa in modo che arrivi, che sia sana. E in ogni modo, ecco, ripeto, ecco l'importanza. Non possiamo lasciare le olive, come in certe parti si fanno, alcuni giorni a mucchiare. No, 12 ore dopo la raccolta le olive devono essere molite. Presidente, quando siamo arrivati, lei ci ha portato in un ambiente molto particolare. Sembravano macchinari scaricati poche ore fa. Sì. Ci può descrivere la bontà di questi macchinari? Sì. E soprattutto l'alta tecnologia che la società ha voluto introdurre? Sì, noi abbiamo fatto un nuovo frantoio con un grosso sforzo finanziario, aiutate dalla regione, aiutate da tutti i finanziamenti anche europei, però abbiamo capito che il frantoio che avevamo, nonostante che fosse da un punto di vista tecnologico anche abbastanza buono, era già superato. Allora, d'accordo con la facoltà di ingegneria, la facoltà di agraria dell'Università di Perugia, il professor Servini per essere, e con la ditta costruttrice, abbiamo voluto realizzare un impianto nuovo, modello, come avete visto tutto è acciaio inossidabile, le olive vengono tutte lavate, defogliate. E poi la frantumazione delle olive avviene in assenza di aria, in assenza di ossigeno. Quindi c'è la massima garanzia anche igienica e sanitaria.
e si impedisce l'immagazzinamento di ossigeno in modo che l'olio sia più conservabile nel tempo, e quindi c'è un abbassamento delle sostanze ossidanti, e c'è un abbassamento anche dell'acidità, come abbiamo, c'è un'esaltazione dei polifenoli, dei polifenoli all'interno del... Il che significa, Presidente, conservare gli standard alti di qualità del prodotto. Alti di qualità. Allora, parliamo per un attimo dei rapporti che ci sono sinergici sul territorio con le varie realtà pubbliche e private. Il riferimento è al Craoli di Spoleto, più in generale al Craoli nazionale, alle associazioni di prodotto e soprattutto agli enti locali, la regione, la provincia. E tutto quello che è diciamo, pubblico e privato, che guardano con attenzione a queste realtà. Pensiamo al plurale, che la sua azienda, questa realtà, si candida ad essere un modello guida per la sua regione, ma forse anche oltre regione. Io non voglio fare l'autoesaltazione. Cioè, è una nostra constatazione. Sì, non voglio fare un'autoesaltazione perché sarebbe fuori luogo. Però devo dire che questa società è stata sempre retta con criteri economici molto seri. Noi siamo un'azienda, da un punto di vista finanziario, per esempio, a posto, fortemente capitalizzata, non abbiamo delle difficoltà da un punto di vista finanziario. E questo anche grazie ai rapporti che abbiamo molto seri, sia col Comune che con la Regione dell'Umbria, che ci ha supportato, ci ha aiutato, nel senso che hanno visto in noi la volontà di migliorare continuamente, di essere un faro per l'olivicoltura umbra. Il rapporto con gli altri olivicoltori è anche quello, è ottimo, perché noi togliamo migliaia di quintali di olive dal mercato. Se tutte quelle olive che sono che noi maciniamo e che noi poi trasformiamo in olio e quindi portiamo noi sul mercato, le avessimo lasciate sul mercato stesso, qui ci sarebbe stato un crollo dei prezzi enorme e quindi una difficoltà anche per gli altri olivicoltori che non sono nostri soci. E questo è molto importante. Quindi c'è, anche se non sono tutti soci nella nostra società, c'è una sinergia del nostro prodotto. Adesso, signore Presidente, ci spostiamo nell'ambiente diciamo, di lavorazione vero e proprio, che è stato, mi pare, indicato come la piazza del frantoio. È come dire, noi qua siamo in piazza al cospetto di tutti, quindi tutti come la casa di vetro. Adesso noi andiamo sopra e faremo anche altre considerazioni riguardo alla commercializzazione del prodotto, ai collegamenti con i mercati e soprattutto alle radici culturali di questa nobile cultura che è l'olio. Presidente Guido Baldi, siamo interessati a conoscere e a sapere come questa realtà importante è collegata con i mercati, quali sono i processi di lavorazione innanzitutto, i collegamenti con questo mondo che è spesso un mondo particolare e difficile, gli interventi che fa la sua società per promozionare l'olio e perché diventi una costante, diventi un'azione mirata a valorizzare questa grande produzione che è l'olio d'oliva e più in generale il paesaggio olivicolo umbro. Allora, la ringrazio di questa domanda perché
non avrebbe nessun senso se un prodotto non è collegato al territorio. Il territorio è fondamentale. Quindi l'olivicoltura in Umbria è una parte importantissima della nostra economia agricola e che risale da molto lontano. I papi, per esempio, si rifornivano con l'olio di trevi fino al 1400. E da qui è venuto lo stimolo ad avere un processo di commercializzazione che non sia mai stato un processo di massa, ma un processo mirato di commercializzazione a delle nicchie di mercato. Per esempio, noi il nostro olio non lo vendiamo ai supermercati. Noi non ce la sentiamo di paragonare il nostro olio con altri oli che hanno dei prezzi infimi. E quindi dove vendiamo il nostro olio? Come vendiamo? Noi vendiamo tutto il nostro olio per corrispondenza, direttamente alle famiglie. Le famiglie ci cercano, noi le cerchiamo, ci telefonano, noi telefoniamo su internet, mandiamo dei nostri messaggi, gli scriviamo. Questo è il nostro. Sembra, dice, ma possibile? Certo che è molto duro. Qui dalla nostra azienda non partono i container di olio, partono piccole pacchi di olio, di 2 lattine, 3 lattine, 5 lattine. Possiamo dire, Presidente, che questo prodotto va immediatamente al giudizio delle famiglie? Va immediatamente al giudizio delle famiglie, sono le famiglie che ci giudicano. È il consumatore che ci giudica. Quando si parla continuamente di chilometri zero, questo è il problema. Noi abbiamo eliminato tutti gli intermediari. L'agricoltura non può reggere se ci sono degli intermediari che mangiano su di noi. Già la nostra agricoltura è abbastanza disastrata. Dottore Iannotta, dove ci troviamo? Dove ci hai portato? Qua siamo ad un grande modello di lavorazione dell'olio. Sì, però siamo sulla terra, siamo in Italia, siamo in Umbria, non siamo sulla luna. Io sono rimasto affascinato non solo dalla vista di questo oleificio che è assolutamente spettacolare, ma ancora di più dalle parole del Presidente Guido Baldi, che sono le parole di una persona competente, di una persona esperta, di una persona intelligente, di un grande imprenditore. E penso che noi, attraverso questo programma, che in fondo è un programma di tipo divulgativo, sia importante il messaggio che parte dal Presidente Guido Baldi e possa arrivare a tutti gli olivicoltori e i frantoiani calabresi. Perché esistono questi modelli, sono realizzabili, non sono sogni, non sono utopie, sono realizzabili. Direi ancora di più, io l'intervista che tu oggi hai avuto da parte del Presidente Guido Baldi la metterei nelle scuole, negli istituti agrari e negli istituti alberghieri, dove devono capire questo concetto fondamentale di cui abbiamo già parlato in precedenza, che è questa coniugazione fra la coltura dell'olivo e la cultura dell'olio. Insieme si dà luogo a questo prodotto che poi deve legarsi con le eccellenze gastronomiche, certo, con l'alimentazione di altissima qualità e quindi, diciamo, voi avete sentito che cosa ha detto la meticolosità nella cura della ricerca dell'alta qualità. Evitare in tutti i modi i processi ossidativi, quindi la formazione di radicali liberi, di cose di questo genere. Questo significa poter conservare i polifenoli, i tocoferoli, tutte le sostanze salutistiche di eccellenza che sono contenute nell'olio e che con meticolosa cura vengono preventivamente conservate. Tutto sotto azoto, l'ossigeno non deve esistere, addirittura nemmeno nelle bottiglie. Il piccolo spazio che c'è fra l'olio e il tappo è coperto da azoto. Perché questo? Perché l'assenza di ossigeno significa impedire i processi ossidativi. I processi ossidativi sono quelli degenerativi, certo, che danno luogo alla degenerazione dell'olio e non portano più quei benefici salutistici che il consumatore deve avere e deve riconoscere anche a livello retributivo. Perché io, non da ricercatore e non da esperto del ramo, ma da consumatore, sono disposto a riconoscere queste qualità e quindi magari
mi sottopongo volentieri a un maggiore sforzo e sborso economico, però a condizione che io abbia un prodotto effettivamente di altissima qualità e soprattutto salubre, che sia nelle condizioni di potermi generare salute. Presidente Magliocchi, questo discorso della strategia di intervento della comunicazione cui sta molto a cuore all'Associazione Olivicola Cosentina, quindi potremmo sicuramente indicare questo modello, questo prototipo al nostro mondo olivicolo calabrese e al mondo della scuola, come diceva prima il dottor Iannone. Innanzitutto manifestare apprezzamento all'opera del presidente Guidobaldi e di quello che lui oggi ci ha fatto vedere. E poco fa il dottore Iannotta sottolineava la meticolosità di fare produrre qualità. Io direi che è una meticolosità quasi maniacale, sì, dire, vero. Perché fare queste cose per noi diventa quasi impensabile, cioè no. Questa innovazione continua. Lui diceva che aveva già un frantoio all'avanguardia, ma non contento di questo ne hanno preso un altro ancora più progredito, ancora quasi innovativo nel mondo di quello che può essere il concetto di produrre olio nel domani. E poi abbiamo visto come c'è la conservazione di quest'olio. E quella meticolosità che direi quasi produce non olio, ma è come se si colasse oro. Si lavora l'olio e quando si lavora l'olio si sta attenti anche al granello di oro che non vada disperso. E quindi questa è una cosa che si può fare, si fa, si persegue. E a noi ci deve essere di stimolo, di insegnamento anche, a noi produttori, specialmente calabresi, che queste cose dobbiamo vederle, apprezzarle e poterle seguire. Ecco, questo potrebbe essere per noi un motivo in più di messaggio ai nostri associati, ai nostri olivicoltori. Anche perché alla fine l'olio, diciamo sempre e comunque, che è l'oro giallo e quindi dobbiamo preservarlo come sta facendo il presidente Guidobaldi, con la stessa cura di un bene prezioso, perché è un bene prezioso innanzitutto per l'uomo, per la nostra salute, certo, e per tutte le altre cose che ci fanno andare avanti. Alla regia per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
Ci troviamo nel complesso monumentale di San Francesco a Trevi. Trevi, città dell'olio, una delle mete preferite dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, uno dei borghi più belli e affascinanti d'Italia, bandiera arancione per la sostenibilità ambientale e per il rispetto del territorio anche produttivo. Abbiamo il piacere di incontrare il primo cittadino, il dottor Bernardino Sperandio, proprio nella sede del museo, un gioiello di cultura, una grande realizzazione della quale ci parlerà immediatamente, come si è pervenuti a realizzare questo presidio culturale che è di grande prestigio per la sua comunità. Sì, questa realtà che abbiamo realizzato qui a Trevi ormai da qualche anno, più di 10 anni che esiste questo museo della civiltà dell'olio, è stato realizzato proprio con volontà dell'amministrazione comunale di Trevi, in accordo con la regione dell'Umbria. Trevi è uno dei luoghi dove l'olio è stato sempre importante, sia dal punto di vista culturale che produttivo. La città e il territorio ha vissuto la produzione dell'olio d'oliva fin dal 500, quando l'olio veniva portato dai nobili trevani a Roma, alla corte papale. Per cui la presenza della cultura dell'olio e della coltura dell'olio è stata sempre in casa. Non per niente il nostro paese, che appunto è arroccato in cima a un colle, ha come sfondo questo meraviglioso paesaggio pedemontano con gli olivi che degradano sui terrazzamenti, sui ciglioni, sulle rinette, che è parte integrante del paesaggio trevano, ma soprattutto umbro. In questo mare argenteo che si nota. Esatto, per cui è nata proprio la necessità, l'esigenza di raccontare questa storia della cultura, dell'olivo, ma soprattutto raccontare l'importanza che l'olivo ha avuto proprio nella tradizione e nella cultura europea. Da qui proprio il Museo della Civiltà dell'Olivo. Signor Sindaco, ci siamo resi conto, entrando nella sua comunità, del prestigio e della rilevanza monumentale che è immersa, incastonata in questo meraviglioso patrimonio che è l'uliveto qui nel territorio di Trevi. E questo concetto del museo diffuso, come è nato e che cosa rappresenta nella sostanza? Beh, il Museo Diffuso nasce proprio da questa realtà territoriale ben radicata. Noi abbiamo tantissimi produttori ancora di olio, coltivatori di olivi, e con frantoi sparsi per il territorio e case che ancora sono adibite a residenza per temporanea di persone che vanno a lavorare appunto nell'olivo stesso, per cui c'è questa realtà persone che vivono ancora il nostro territorio. E questo è importante per riuscire a innanzitutto rafforzare la nostra tradizione e nello stesso tempo a raccontare a chi viene da fuori, turisti, villeggianti o anche persone che si interessano di questa realtà non solo monumentale, ma diciamo culturale in genere, di accoglierli in un mondo che è questo punto, che è circondato da olivi. Quindi olivi, cultura, monumento sono un insieme che appunto in questa realtà museale dove oggi noi siamo viene raccontata in maniera tale che la persona che viene a visitare il museo poi ha la possibilità di uscire fuori da queste mura e capire perché esistono certe situazioni, perché ci sono i terrazzamenti, perché ci sono i ciglioni, perché esistono i frantoi, perché esistono certe strade o certe chiese rurali che erano appunto collegate con il mondo della produzione dell'olio. Signor Sindaco, lei innesta alle competenze istituzionali anche una competenza storico-artistica. Lei è un appassionato e uno studioso di questi fenomeni. Quindi
E immaginiamo che la realizzazione di questa importante realtà che è il museo reca in primis proprio il suo impegno. Devo dire proprio di sì, perché da umbro e da trevano, perché sono nato qua, quindi ho vissuto fin dall'infanzia fra gli olivi e fra questa nostra realtà fatta di monumenti importanti, ma anche di piccoli monumenti, di piccole realtà minori, ma che sono espressione diretta della nostra tradizione, del nostro popolo, perché la piccola chiesa che sta nel mezzo dell'Oliveto, come la chiesa di Santa Caterina, che è qua fra gli oliveti, dove appunto quando si iniziava la raccolta delle olive, nel giorno di Santa Caterina, tutti quanti andavano con le scale, si recavano quasi in processione, anziché con una croce oppure con degli arredi liturgici, si andava con la scala per salire sulle fronde dell'olivo e si andava a pregare davanti alla chiesa di Santa Caterina, che noi abbiamo restaurato, conservato, piccola chiesina, ma che conserva tra l'altro un affresco trecentesco del 1325, bellissimo, ma è un altro elemento appunto che si innesta nella nostra cultura, per cui conservare il patrimonio storico artistico è la stessa cosa che conservare il nostro patrimonio ambientale, paesaggistico, cioè le due cose si innestano perfettamente in questo contesto. Per cui è nostra intenzione, ma questa è una battaglia che ormai conduco da tanti anni, proprio quella di conservare il paesaggio olivato, perché è un elemento fondamentale per la nostra identità. Oggi questo paesaggio è diciamo, minacciato da una cementificazione che poteva essere ridotta, dove poteva essere controllata. Ma è anche minacciato dal fatto che molti oliveti sono scomodi, quindi è difficile arrivarci con dei mezzi meccanici, con delle attrezzature, eccetera, mentre una volta ci si arrivava con l'asino, che era il mezzo di trasporto essenziale. Signor Sindaco, chiedo scusa, non è un'interruzione, ma è un concetto molto caro al Presidente Guidobaldi, di cui ne parlava poco prima nella sua intervista, questo concetto di salvaguardare questo immenso patrimonio identitario, anche non solo produttivo, che è l'olivo. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con il Presidente Guidobaldi, perché è tra l'altro una battaglia che stiamo conducendo insieme, anche insieme ad altri. La sensibilità è aumentata da questo punto di vista, perché la gente adesso si sta accorgendo cosa significa conservare il paesaggio olivato, e di questo ne sono molto contento, perché ho il sostegno da parte di molti dei nostri cittadini e delle nostre istituzioni. Per cui adesso bisogna trovare la capacità e i mezzi, gli strumenti per poter conservare questi territori olivati, che appunto essendo di collina si trovano appunto su terrazzamenti, ciglioni, eccetera, per poter conservare questi muretti fatti a secco, uno cercando di trovare persone che sappiano restaurare, fra virgolette, questi muretti, perché anche la tradizione muraria purtroppo non c'è più, e fare un muretto a secco non è facile assolutamente. L'altra questione è come poter conciliare l'aspetto produttivo con l'aspetto estetico, chiamiamolo così, perché il problema è che molti dei nostri produttori dell'olio appunto hanno bisogno di meccanizzare, e quindi il muretto a secco non va bene. Quindi stiamo cercando appunto di istituire questo parco attraverso un contratto del paesaggio olivato, questo parco degli olivi qui nella nostra fascia pedemontana con Trevi al centro, proprio per cercare di distinguere due aree, cioè quella diciamo che può essere produttiva da quella che può essere, diciamo, l'area da conservare, e dove poter qui mettere delle persone, associazioni eccetera, che possano con il loro lavoro appunto conservare questa zona del paesaggio. Per questo bisogna mettere insieme istituzioni, privati e personale che possa fare questo. Signor Sindaco, è importante far capire
agli utenti anche del nostro programma, una trasmissione che si è, diciamo, impegnata e si impegna per far conoscere il meraviglioso mondo dell'olivicoltura ed il pregio dell'olio extravergine di oliva. L'olio di Trevi è rinnovato nel mondo e quindi una grande risorsa. Ma la cosa importante è far capire come si è pervenuti a questo modello di sviluppo compatibile con la tradizione culturale e la tradizione, diciamo, dei luoghi dal punto di vista della realtà produttiva di questa realtà territoriale dove oggi noi ci troviamo. Ecco, questo sistema virtuoso è un sistema esportabile? Ma io credo di sì, perché innanzitutto bisogna ringraziare i produttori di olio, perché sono loro i messaggeri, gli ambasciatori di questo nostro olio fuori dalla regione. Sono persone che hanno una grande capacità produttiva, ma nello stesso tempo anche sono persone che hanno la capacità di trasmettere l'essenza della coltivazione dell'olivo e della produzione dell'olio. Sono dei narratori, sono degli affabulatori, sono persone che cercano di trasmettere a chi gli sta davanti perché questo olio è buono, perché questo olio ha capacità organolettiche di un certo tipo, ma nello stesso tempo trasmettono il fatto che questo olio viene prodotto in un ambiente sano. E questo è un elemento importante, anche se vendere olio non è vendere vino, cioè vendere olio ha un target diverso, perché vino ha in sé questo senso del gioco, del piacere, l'olio è un condimento, per cui il rapporto è sempre un pochettino più complicato fra l'olio e il vino, perché noi abbiamo di fronte Montefalco che produce il Sagrantino e quindi ha una certa, fra virgolette, facilità nel promuovere il vino. Noi abbiamo un pochettino più di difficoltà nel promuovere l'olio, perché poi il problema degli oli, come voi sapete, è che esiste una nicchia che è appunto questa nostra, che produce olio dalle olive che vengono raccolte qua nel nostro territorio a mano con tutte. E poi c'è un mercato che, diciamo, è diverso, diciamo, industriale, che fa una concorrenza che non favorisce la cultura dell'olio. Signor Sindaco, adesso nella fase conclusiva di questo nostro cordiale colloquio è venuta fuori un'interessante intervista, sicuramente importante dal punto di vista concettuale e anche dello spirito innovativo che lei ha manifestato. Ci può anticipare qualche iniziativa che guardi soprattutto verso il sud del paese? Magari pensare ad un gemellaggio con qualche cittadina del sud? Ma guardi, io amo il sud, per cui quando quelle poche volte che riesco a scendere al sud, io la zona dello Ionio di Gerace, io amo quella città in maniera particolare, perché posti meravigliosi per conoscere la nostra cultura, appunto, che proveniva dal mondo bizantino, per cui io lì mi sembra di stare a casa. E no, io sarei molto assolutamente disponibile a fare gemellaggi con città della Calabria, proprio perché credo che lì ancora esista un mondo pulito, nel senso di questa realtà della campagna, almeno guardando, affacciandomi, quando mi affacciavo dai bastioni di Gerace, vedere questa natura ancora bella. E quindi c'è questo rapporto che secondo noi, ma anche un rapporto anche intenso con la terra, che unisce voi a noi, cioè proprio ci siamo, è appunto questo olivo, questa natura che ci unisce. E io quindi sarei disponibilissimo anche a confrontarci proprio su temi di questa natura. Allora, signor Sindaco, noi la ringraziamo per questa immensa disponibilità, per questa sensibilità anche che ha dimostrato verso le realtà del sud,
e pensiamo che intorno all'olio si possano fare tante cose, intorno all'olio, intorno all'olivicoltura, che si coniugano bene con la cultura dei luoghi di Calabria e dell'Umbria e della sua comunità. Allora, raccogliamo in diretta l'impressione di un presidente di un organismo importante calabrese, Massimino Magliocchi, e di un esponente di un importante ente di ricerca nazionale, ma con sede nazionale a Cosenza. Vediamo il presidente cosa dice. Innanzitutto un ringraziamento al sindaco per averci accolto qui stamattina, averci dato la sua disponibilità a visitare questo luogo meraviglioso. Grazie a voi. Io ho avuto modo di visitarlo agli inizi, quando lei incominciava ad istituire questo museo, perché so che lei è stato uno dei fautori, sì. Se non il fautore. No, il fautore no, però diciamo l'organizzatore museo, sì. Ha lavorato tantissimo affinché nascesse questa realtà che trasmette tanto e fa vedere che cosa era fare olio, produrre olio negli anni che furono, e come questa cultura e cultura di fare olio è stata a noi tramandata, e qui oggi ne vediamo le testimonianze. Quindi complimenti per questa bellissima opera. Il dottore Pianelli ha lanciato un messaggio che noi raccogliamo e vediamo in futuro di trovare questa sintesi di gemellaggio per tutti noi. Da quello che stiamo vedendo emergono tante cose di quello che è l'olivo nella vostra regione e nella nostra, che ci accomuna anche per l'ambiente territoriale che abbiamo, che è quasi simile, cioè le colline, i terrazzamenti, e che sono di difficile conduzione, sono di difficile mantenimento, sono opere veramente importanti, non solo poi per l'olivo, ma anche per il mantenimento dell'ambiente e dei terreni. E oggi vediamo che cosa è il disastro dell'allontanamento dai terreni, le varie frane, allagamenti che sentiamo continuamente nelle televisioni, i disastri che si producono. E qui oggi vediamo cosa l'olivicoltura vuol dire, cosa l'agricoltura in genere vuol dire, il suo non abbandono, quanto è importante e quanto è importante il ruolo delle istituzioni, come lei sta facendo nel suo paese, perché lei sta preservando tantissimo questa cultura che è indispensabile all'uomo. Bene, grazie presidente Magliocchi. Dottore Nino Iannotta, è stato, diciamo, il protagonista principale di questi incontri qui in Umbria, e noi siamo venuti con grande interesse a visitare Trevi, a visitare questa importante realtà. Il signor sindaco prima ha detto delle cose eccezionali, di una grande apertura anche verso il Mezzogiorno d'Italia. Qual è il suo pensiero, qual è la sua impressione? Io devo ammettere che per la prima volta ho avuto accesso a questo museo della cultura dell'olio, e quindi da qui voglio rivolgere i miei complimenti al sindaco, perché effettivamente ha fatto qualcosa di estremamente importante, di emblematicamente importante per l'olivicoltura e per l'olio, non solo Trevana, non solo Umbra, ma direi l'olivicoltura e la cultura dell'olio a livello nazionale. Oltre ai complimenti, devo dire che questi reperti che sono qui rappresentati in questo museo rappresentano, diciamo, un po' la storia, la tradizione dell'olivicoltura in questi ambiti, di queste colline, Assisi, Spoleto, di cui Trevi è la parte centrale. E mi spiego da dove provenga la meticolosità con cui gli olivicoltori locali inseguono un modello di qualità che, come noi sappiamo, è diventato quasi unico. L'olio che si produce qui è spettacolare, ha il suo successo, diciamo, anche a livello commerciale, non per caso, perché tutto viene fatto con grandissima precisione, direi con un rigore scientifico. Quasi come se noi ricercatori avessimo raccomandato tutto questo già nei secoli precedenti. Abbiamo sentito ieri la testimonianza di un produttore brillante, lungimirante, che parlava di piccoli particolari che effettivamente
sono sorprendenti, quello di raccogliere l'olivo di notte, perché poi l'olio mantenga determinate caratteristiche, determinati parametri che sono fondamentali per gli aspetti nutrizionali e per gli aspetti salutistici. E qui questi obiettivi si mantengono nella tradizione e vengono applicati, ripeto ancora, con una meticolosità spettacolare. Questo è il segreto di questa qualità ed è anche un esempio da perseguire, per esempio, per i nostri produttori calabresi, dovrebbero, diciamo, un po' imparare quello che ci proviene da questa realtà. Bene, allora affidiamo la conclusione di questo programma al signor Sindaco, un indirizzo di saluto. Noi volevamo ringraziare anche l'esperto, il critico d'arte che ci ha accompagnato prima nel farci vedere delle cose estremamente importanti. Questo museo è una realtà, penso, che deve essere ancora più valorizzata, deve essere conosciuta, deve essere da guida anche al mondo della scuola, per l'educazione nelle scuole dei ragazzi, l'educazione all'immagine, l'educazione alle realtà produttive e soprattutto l'educazione a quelle che sono le origini e le identità storiche del nostro paese e delle singole identità. Signor Sindaco, un saluto, un indirizzo anche al mondo della scuola. Sì, ecco, proprio da qui vorrei partire perché ha toccato un punto importantissimo, cioè quello della scuola. Noi qui portiamo i nostri ragazzi perché chiaramente con la realtà che cambia oggi i ragazzi non sono, diciamo, non nascono tutti qua, ma vengono moltissimi bambini, ragazzi che vengono da altre realtà. E quindi questo museo serve anche a questo, cioè a raccontare a questi bambini, questi ragazzi, che cosa significa l'olio e l'oliva Trevi. E quindi a mettere insieme ancora di più questi elementi che a volte portano culture diverse e magari anche a scambiare opinioni e a confrontarci con mondi diversi. Quindi questo è anche il mondo della scuola e questo mi ha fatto benissimo a ricordarlo perché ci tenevo moltissimo a dirlo. Io vi ringrazio tutti per essere venuti qui a Trevi. E spero che il museo vi sia piaciuto e mi auguro appunto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi di poter avere dei contatti con voi, con la vostra realtà, proprio per riuscire a vedere di trovare qualche progetto per darci un aiuto, un confronto, perché le vostre esperienze, le nostre esperienze messe insieme potrebbero dare dei frutti migliori. Grazie ancora. Grazie a lei, signor Sindaco, e buona attività istituzionale. Grazie, c'è bisogno di quello. Sì.